De Paola l'hai tolto perché sembrava un po' pancato, sì, hai messo Ronaldo. Sì. Hai pensato anche alla carta di Nardo, magari, perché il Padova sembrava avere in mano il gioco, insomma, sembrava poter anche colpire 2-1, oppure hai pensato insomma. Sì, avrei potuto spostare De Paola in mezzo e levare. O levare Ardemagni e mettere Totò in mezzo. In questo momento Totò lo vedo più come centravanti, non come esterno. Penso possa darci con le sue caratteristiche qualcosa in più in posizione centrale. E in posizione centrale Matteo oggi ha fatto una grande partita dopo quella di Pescara, non ha fatto gol, ma io sono contento comunque della sua prestazione, quindi è solo per questo motivo. Sembrava di aver capito, non diceva mister che insomma è importante dare anche continuità, perché insomma un pareggio magari alla vigilia va sempre bene con la capolista, no? Sì, io avevo visto diverse partite dell'Atalanta e sapevo della forza che ha questa squadra qua, una squadra esperta che cadenza il gioco, può accelerare o decelerare quando gli pare per qualità dei suoi giocatori, e non ci dimentichiamo che non avevo nemmeno Carmona e Barreto oggi dentro. Ma è una squadra che penso che con due ritocchi posso già fare con questo organico la Serie A senza problemi. Giorgio Miola. Mister, direi già sottolineare anche che parte quello iniziale, che responsabilità sono un po' da vedere, ma durante tutto il resto della partita la difesa è tenuta molto bene. Sì. Contro un attacco. Sì, abbiamo giocato contro due giocatori, due centravanti, ecco, Filibocchi e Uomo. Lo sapevo che fanno bene il movimento di venire incontro uno e andare lungo l'altro. Cesare e Legati nella fattispecie sono stati molto attenti nell'occasione del gol in sé, sì, è venuto presto e a freddo, probabilmente potevo spiegargli meglio cosa volevo io ai ragazzi, quindi no, la responsabilità me la prendo sul gol. Però forse lì poi, se non ho visto male, infatti ha chiesto a De Paola di seguire proprio Peluso, che lì è stato... No, c'è da fare. Su questa circostanza qua è meglio che Crespo accompagni la sovrapposizione, però diciamo sono stato un poco svento a dirglielo io. Cioè cosa, non ho capito cosa avrei dovuto dirgli prima di assimilare questo meccanismo qua, che loro fanno sempre, quindi no, non c'è problema per i ragazzi.